in colle di rio Marina, gli sprofondamenti, verrà presentata da me. Ora chiamo Angelo Mazzei, sì, vieni qua, che ci parlerà della sacralità della geologia. Prego, Angelo. Ma vorrei piuttosto darvi un'impressione di quello che la geologia può essere se la parola viene affrontata nella sua radice più profonda. Gaia è la parola che ci interessa, non è l'unica parola che i greci usano per parlare della Terra, usano anche Aia, come in certe occasioni perde la gamma, usano Ghe, che è un'altra forma della stessa parola, e poi usano per i vari aspetti della terra delle parole tipo ctoni, che è diciamo la terra nella sua massa interiore. Abbiamo cominciato nel 2008 con Francesco, eravamo dottor Mazzarini, però possiamo andiamoci per nome. Abbiamo cominciato nel 2008, sì, io e lui, e poi si sono aggiunti altri ricercatori anche di altre università, anche diversi giovani che hanno fatto il dottorato, le tesi di laurea, eccetera. Quindi siete i primi, i risultati di questi 12 anni sono stati pubblicati su riviste internazionali, portati a congressi, eccetera, eccetera, hanno attirato l'attenzione di studiosi italiani e anche dall'estero. Però voi siete i primi non geologi che ascolterete in una forma semplificata, che ascolterete degli aspetti particolari dell'Isola d'Elba. Queste sono le Alpi in senso stretto, ma tutto questo prende il nome di sistema alpino, e poi se arriviamo in India, alpino himalayano, quindi è un grande sistema. Questo è il risultato dell'interazione per 180 milioni di anni, cominciato 180 milioni di anni fa, l'interazione fra la placca europea e la placca africana. Questo oggetto verde sono le unità ofiolitica, e questo è l'oggetto verde, è la crosta oceanica profonda. Vai, Renzo. Un quadro generale. Questa è la punta del Cotoncello, e questa è la spiaggia lungo la quale si percorre una sezione continua, completa, senza interruzione per 100-150 metri, di crosta oceanica antica completamente esposta. Schema delle rocce che costituiscono la parte profonda della crosta oceanica, cioè il substrato di quelli che sono i basalti, ricostruita passo passo, misurandola col metro, quindi una sezione completamente continua in cui c'è un'alternanza. Il termine più diffuso sono dei peridotiti all'interno dei livelli di grosseniti, e poi dei livelli di anche loro costituiti da anfibolo. I vari stadi di sviluppo dai termini non deformati ai termini più deformati. Quindi quello che noi possiamo osservare è una sezione spazio-tempo. Possiamo vederlo come sequenza temporale, possiamo vederla come sequenza spaziale. Gli esempi non sono tantissimi al mondo, e questo è uno dei pochi esempi dove è possibile studiare. Ha un diametro di 10 km, un'altezza massima di 1018 o 19, decidetevi, 1018 sulle carte IGM. Un po' di anni fa, che viene da una delle cave bene forti, quando i blocchi venivano aperti a forza di braccio. E ottengo un sistema solido e ordinato, cioè il minerale. La prossima, grazie. Questi, giusto, siamo all'erba, li conoscete tutti, sono ematite, ibnite, pirite, sono minerali molto noti. L'ibnite proprio prende il nome dall'Isola d'Elba. La prossima. E i giacimenti elbani hanno una storia millenaria, si conoscono prima del IX secolo avanti Cristo, con gli Etruschi, sono stati sempre sfruttati poi dai Romani,
Grande Ducato di Toscana, che ha cercato di organizzare un po' di più lo sfruttamento di questa risorsa. Allora, ho preso spunto da questa pubblicazione che è edita dal Dipartimento di Scienze della Terra di Firenze. Vai la prossima. Che cosa sono i sinkhole? Allora, parliamo di sinkhole. I sinkhole sono degli sprofondamenti di rocce carsiche sovrastate da copertura alluvionale e sono eventi molto rapidi. In Toscana abbiamo purtroppo due esempi. Abbiamo il sinkhole che si è verificato in località Bottegone a Grosseto, vicino al centro abitato di Grosseto, e fortunatamente non ha fatto danni. E poi abbiamo il sinkhole che si è verificato a Camaiore, in provincia di Lucca. Professore, una domanda forse banale. Il Monte Capanni, lei ha detto che fra 2 milioni di anni potrebbe... Al momento, rispetto alla sua massima altezza che avrà avuto, come si potrebbe paragonare? Faccio esempio, sarà uscito un pochino di più, no? Ma, di quanto? Non è detto, perché allora il sollevamento dell'elbo occidentale, al cui interno è compreso il Capanne, e l'elbo occidentale fa parte di una struttura rilevata che si estende dal Monte Cristo, le parti esposte sono Monte Cristo, Pianosa, elbo occidentale.